www.redigio.it e la storia continua. Itinerari del Varesotto, e ci troviamo in Val d'Arno. Questa bella strada conduce inizialmente verso la parte inferiore della provincia Verde, lungo un corso d'acqua, il torrente d'Arno, il cui nome ricorre spesso nei toponimi dei paesi della zona. Lungo il suo corso, si dice, lavorassero numerosi mulini che per secoli servirono egregiamente all'economia agricola della zona. Purtroppo oggi non è praticamente più possibile riscontrare i segni di questo splendido passato, se non con attente visite in alcune specifiche località, dove però non ne sono rimaste che alcune tracce. Questa prima parte di itinerario ci porta incontro a testimonianze di arte non eccelse in sé, ma discretamente numerose e così frequentemente distribuite sul territorio, da consentire di dimostrare la saldezza di una trama di vita e di storia annodatasi lungo questa via d'acqua. Si parte quindi da Varese e si raggiunge immediatamente Alzate, che merita una sosta poiché conserva aspettabili segni della sua nobile storia. Il tutto sotto forma di antiche dimore quattrocentesche, saldate a comporre il nucleo antico che si affaccia disteso su un terrazzo naturale aperto sul lago di Varese e con una stupenda visita sul massiccio vista sul massiccio del Monte Rosa. Lasciato il borgo di Alzate, si procede speditamente fra piccoli paesi e fitti boschi sino a raggiungere Vergiate, dove ci si mette sulla strada del Sempione che successivamente ci condurrà in direzione Gallarate e ritornerà poi con un percorso discontinuo sino a Sesto Calende. Lasciando Alzate, la prima deviazione suggerita è sicuramente quella per Brunello, su di una strada suggestiva tra boschi e prati. Il borgo si pone praticamente a cavallo di una dorsale e all'estremità del paese si potrà ammirare la suggestiva chiesa di Santa Maria Annunciata, che si presenta isolata nel verde, conglobata ad una serie di edifici che sicuramente sono serviti a quei religiosi, gli umiliati, che la tennero. Da Brunello si può andare a far visita a Sumirago, che si raggiunge in pochi minuti di auto. Qui si trova una vera e propria reliquia dell'architettura carolingia, secolo IX, conservata nel fianco sinistro della chiesa di Santa Maria. Guarda la valle dell'Arno, il castello di Caidate del secolo XV, alterato poi nel XIX secolo. Si scende poi a Montonate, dove si trova interessante dimora di corte di epoca gotica, da non molto restaurata. Lasciato Montonate e superato Mornago, il consiglio è di visitare i due paesetti di Cimbro e Quirone, legati alla storia del romanico della zona, poiché originari di queste terre erano abilissimi scalpellini e muratori. In particolare a Quirone si possono osservare delle tracce del tardo romaniche, che nella sua chiesa del XII secolo. La singolare bellezza di questa conca verde, nella quale sorgono i due paesi, farà scoprire un'incredibile oasi di silenzio. Prendendo una strada secondaria che diparte da Quirone, immerso fra foltissimi boschi, a pochi minuti si raggiungerà Vergiate, il capoluogo di comune della zona. Poco prima di giungere in paese, si trova nelle mura della chiesetta di San Gallo, posta in frazione Torretta di Vergiate, che risale addirittura al secolo IX.
La zona è inoltre interessante dal punto di vista archeologico per alcuni ritrovamenti di età romana. Dopo questa digressione, si consiglia di ritornare sui passi iniziali e risalire a Gazzada, dove si incontra la meravigliosa Villa Cagnola, che merita un'attenta e approfondita visita, da dove si potrà ammirare uno stupendo panorama sul Monte Rosa, sulla sua catena e sul lago di Varese. Vicinissimo a Gazzada è il paese di Schianno, che con Gazzada forma il comune di Gazzada-Schianno. Nel paese, ricco di una storia longobarda, è posto in un'invidiabile posizione, si potrà osservare il torrione medievale, posto a difesa del borgo. Si prosegue ora verso sud fino a giungere ad Albizzate, dove si potrà visitare il trecentesco oratorio visconteo, interamente affrescato e fatto costruire tra il 1380 e il 1390. E proprio di fronte ad Albizzate si trova Solbiate Arno e quindi il paese di Carnago. Storicamente capo pieve di una certa importanza, poiché al tempo di San Carlo Borromeo ebbe inglobato quella di Castelseprio. Lasciato anche Carnago, si riattraversa la statale e si raggiunge Ierago Conorago, dove in quest'ultima località si trova un castello visconteo, di quelli del ramo di Orago. E da Ierago si consiglia di raggiungere Besnate attraverso singolari vedute di una zona ripata e sconosciuta, discretamente intatta. E qui si possono trovare le tracce di un castello, anch'esso caposaldo dei Visconti. Abbandonato anche Besnate, si procede per la frazione gallaratese di Crenna, dove, sotto le spoglie ottocentesche, si rinviene l'impianto di un altro importante e antico castello che dominava tutta la piana dove oggi sorge Gallarate. www.redigio.it e la storia continua.